Ristorante al Vicolino che oggi, anzi da oggi, ha deciso di riaprire la sua attività. Come sta andando? Allora, diciamo bene, la risposta dei clienti c'è stata. Oggi a pranzo qualcuno prenotato ce l'abbiamo, qualcuno chiaramente non si fida e continuerà con l'asporto. Questa sera abbiamo il ristorante tutto prenotato, chiaramente nel rispetto del distanziamento. I clienti si fidano di noi, sanno che sappiamo lavorare bene, che sappiamo lavorare in sicurezza e questo ce lo dimostra, il fatto di avere tutti questi prenotati, di aver dovuto anche rimbalzare altra gente. Voi avete adottato il vostro DPCM autonomo, cosa cambia in sostanza da prima? Praticamente cambia che abbiamo deciso appunto di riaprire nonostante non sia consentito, fatto a arancione lavorare a pranzo, ma anche non sarebbe possibile lavorare la sera, abbiamo deciso di riaprire pranzo in cena, di fare il nostro normale. I clienti manterranno tutti la di distanziamento, le regole anticontagio, come abbiamo sempre fatto, quindi sanificazione, mascherine, non deroghiamo assolutamente su questo, abbiamo sempre preteso il mantenimento di queste misure di sicurezza perché sappiamo che c'è il virus e assolutamente non possiamo permetterci di creare problematiche dal punto di vista sanitario. Avete paura dei controlli? Sono già passati? Li aspettate? Non sono ancora passati, li aspettiamo, anche perché purtroppo in Centro Varese siamo stati ben pochi ad aderire, quindi dovessero essere pronti a intervenire, siamo qua, ci siamo solo noi. E, no, non ne ho paura, cioè ne sono consapevole. Mi fa ridere il pensiero di essere una fuorilegge perché sto facendo il mio lavoro, soprattutto dopo tutti questi mesi di chiusura, dopo che i contagi non sono assolutamente diminuiti in seguito alle nostre chiusure, e quindi no, non ne ho paura, cioè arriveranno le sanzioni e le pagheremo, le contesteremo, non lo so, vedremo cosa fare, li aspettiamo. Dicevi che in pochi hanno aderito dei colleghi a Varese, questo però non è un one day, un'iniziativa di un giorno, e da oggi si riapre. Cosa puoi dire ai tuoi colleghi che magari da domani potrebbero unirsi anche loro a questa iniziativa? Non lo so, non so cosa dirgli. Ho provato già la volta scorsa con le varie manifestazioni pacifiche e simboliche che abbiamo fatto a cercare coesione e non l'ho trovata. Io li spalleggerò sempre, nel senso che siamo tutti sulla stessa barca. Poi probabilmente c'è chi ha lo yacht, chi ha una scialuppa di salvataggio, ma queste sono situazioni personali e non sono sindacabili, chiaramente. Però cioè, è in ballo il nostro futuro e il futuro dei miei dipendenti, ragazzi. Cioè, io non so più cosa fare. E non sto piangendo miseria, cioè, è questo che voglio far capire. Io non sono in mezzo alla strada per il momento, probabilmente non lo sarò mai perché piuttosto mi reinvento. Ho una laurea, andrò a cercarmi un altro lavoro, non lo so, ma non si può così. I miei dipendenti cosa fanno? Io sto pagando uno stipendio pieno a un ragazzo, nonostante fossimo aperti solo a pranzo, nonostante fossimo aperti solo a trasporto, perché lui ha 3 figli. Ha 3 figli, non può aspettare la cassa integrazione. Agli altri stiamo piano piano dando anticipi sulla cassa perché non sta arrivando. L'altro giorno ci sono arrivati i ristori e il giorno stesso ci sono arrivate le buste paga con i conguagli IRPEF. Il mio ristoro se n'è andato completamente per quello. Quindi questo discorso, io ho sempre sostenuto che il virus ci sia, che ne ho paura io perché ho dei genitori che hanno 60 anni, ho dei nonni che vogliono vedere la mia figlia e sono anziani, ne ho paura, farei il possibile per contrastare la diffusione del virus, ma abbiamo bisogno di un sostegno economico che sia effettivo. Quello che è arrivato fino adesso non lo è, la dimostrazione è stata quest'ultima, così non possiamo più andare avanti. Quindi o ci aiutano veramente, allora siamo chiusi anche un anno, ma se la prospettiva è aspettare che i contagi veramente calino, senza un lockdown non succederà, le vaccinazioni quando finiranno? Tra 2 anni? Per essere proprio all'immunità di gregge? Allora a questo punto io non posso stare chiusa, non è più possibile. Cioè io a 20 anni sono andata a cercarmi un lavoro per non gravare sulle spalle di mio padre, a 30 con una figlia e con un ristorante che funzionava bene, non posso continuare a chiedere aiuto a mio padre, ed è quello che sto facendo.